Bene, buona domenica a tutti. Ci siamo oggi, un appuntamento interessante rispetto al quale molti mi hanno scritto, nato un po' per caso e quindi per fortuna, e devo dire nato grazie a Stefano Vaccari, che facciamo entrare subito e che ringrazio, il nostro responsabile nazionale organizzazione, che peraltro... Ciao Stefano, che sta lavorando, e poi ne parleremo dopo all'Agrimente, alla Festa Nazionale dell'Unità, e che mi ha suggerito questo libro, anche perché, poi lo dirà lui, sarà presentato alla Festa Nazionale a Modena,
mi è stato indicato da lui come uno dei momenti più importanti della festa. Abbiamo invitato l'autore, che c'è, se Anna ci aiuta, Paolo Berizzi. Ciao. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Paolo. Eccoci. Ciao Stefano, buonasera. L'educazione di un fascista. Allora, siccome siamo tre, è un libro molto denso, molto importante, andremo veloci, andiamo subito al dunque. Facciamo vedere la copertina, ma molti l'avete già visto nelle librerie, non la newsletter, che vedremo alla fine, come sempre. L'educazione di un fascista, quindi posso vedere. Eccolo qui, ora ovviamente Paolo Berizzi è conosciuto non solo come giornalista di Repubblica, ma perché ha scritto molti libri, molti dei quali proprio sulla destra estrema. Qui sono citati Il mio piede destro nel 2005, nel 2005, Morte a Terreno nel 2008, Bande Nere nel 2009, La Bama nel 2012. In Italia, Viaggio in un paese che è stato fascista nel 18. Questo è un libro, L'educazione di un fascista, si coglie dal punto. Io sento rumori di condomini. Qual è il problema? C'è un problema di audio. Ok, mettiamo muti gli altri e parlo quando parliamo ognuno di noi, così è più semplice. È un po' un viaggio, come descritto da Paolo Berizzi, ma per quelli che hanno letto gli altri suoi libri, in realtà è un viaggio che continua. In questo caso è un viaggio dedicato alle giovani generazioni che sono attirate dalla rete dell'estrema destra, e c'è un focus particolare sulle palestre e sulle colonie, ma naturalmente in generale viene toccato il mondo dello sport, degli sport nei quali le destre, le associazioni che fingono di essere associazioni solo sportive, ma che in realtà, come questo libro racconta molto bene, in modo molto rispettoso dei fatti, no? Diciamo, ognuno che lo legge può capire come stanno le cose, l'autore non le racconta per volerci convincere di una tesi. Ci sono associazioni, ci sono realtà in Italia che si moltiplicano, che sono molto presenti, che sono a volte affiancate dalle istituzioni, che vengono sottovalutate dalla politica, a volte anche dalle famiglie, dai genitori, e che ovviamente usano lo sport per fare propaganda, per introdurre disvalori, modi di vedere il mondo. E questo libro è importante perché è un libro che fa, come gli altri di Berizzi, fa nomi e cognomi. Alcuni di questi sono molto significativi, quindi bisogna leggerlo per conoscere questa realtà e appunto conoscere anche questi nomi. Per esempio cito a pagina 77, si chiamano Alex Celotto, Matteo Minonzio, Claudio Alberton, Davide Morini, Daniele Bosco, e qui parla appunto nella fase in cui descrive queste realtà, come nascono, quali caratteristiche hanno, quali simboli, quali talismani hanno. Talismano è una parola che inizia e chiude il libro e lo attraversa, perché naturalmente è un universo di simboli che hanno tutta una loro coerenza. Però io mi fermo qua, e prima di dare la parola a Paolo, siccome il libro è stato suggerito da Stefano, vorrei chiedere a lui intanto un piccolo intervento introduttivo, e poi facciamo un dialogo tra noi tre. Stefano. Sì, ciao di nuovo Paolo e grazie Michele. No, la proposta l'ho fatta perché con Paolo ci siamo visti anche alla Festa Nazionale di Ravenna l'anno scorso per un dibattito, diciamo, che aveva come oggetto i giornalisti sotto scorta, promosso da Walter Verini, che fu un dibattito molto partecipato. E quest'anno abbiamo deciso di coinvolgerlo nuovamente nella Festa Nazionale con la presentazione di questo suo libro, che, come giustamente dicevi tu, continua un viaggio di ricognizione, di indagine sulla rinascita delle organizzazioni di estrema destra nel nostro paese, fenomeno tanto diffuso quanto sottovalutato. E quindi mi è sembrato giusto valorizzarlo anche in questa sede.
e per il percorso che tu hai fatto, diciamo, in questi mesi di presentazione di tanti libri e occasioni che sono diventate occasioni anche di confronto. Perché questo è un tema che anche la politica ha sottovalutato e che è giusto, sul quale è giusto accendere dei riflettori, a partire da un'indagine seria, minuziosa, approfondita, che anche in questa occasione Paolo ci ha consegnato. Indagine che, ricordo, 3 anni fa, quella che fece l'ANPI nazionale con il lavoro fatto da Giovanni Baldini, che indagò la galassia dei movimenti neofascisti in Italia e in Europa online, accendendo un focus su 4.600 pagine che hanno studiato e che dava senso di quello che poi sia Paolo con il libro Nazi Italia, sia con questo ha ulteriormente saputo approfondire, e credo che questo sia uno di quei temi sui quali, anche dal punto di vista, diciamo, delle conseguenze normative a cui bisognerebbe arrivare, sia utile mettere al centro delle riflessioni che la politica e il Partito Democratico devono fare, perché questa galassia è poi quella che a ogni occasione buona prende di mira tanti esponenti del Partito Democratico, a partire dal suo segretario, con campagne di odio sui social che sono salite alla ribalta anche della cronaca, a partire dalle donne innanzitutto, ma poi arrivando a esponenti, immagino, penso ad esempio a, oltre al segretario, a Lele Fiano, che ovviamente vengono presi di mira da queste organizzazioni che in rete hanno una diffusione capillare e sono le condizioni di scatenare campagne di odio imponenti, ed anche dal punto di vista quantitativo, le ultime delle quali hanno coinvolto 2 nostre candidate al Consiglio regionale, penso Vanessa Camani in Veneto e Monica Gomez a Firenze, che sono stati oggetto di queste campagne per la loro, per il loro appartenenza al genere femminile e la loro origine nei confronti, ad esempio, di Monica, che è una di origine colombiana, e che vede, come dire, campagne che vedono il razzismo come fattore Ecco, adesso non lo vedo più, Stefano. Può darsi che ci sia un problema di collegamento. Intanto passerei la parola a Paolo. E poi magari Stefano lo recuperiamo, e dicendogli intanto che in questo libro è un viaggio vero, inizia alle palestre, bello questo riferimento al mito di Primo Carnera e quindi questi passaggi che sono anche molto agevoli, un libro che si legge molto facilmente, col fascismo, con i simboli che si cercano di recuperare, Primo Carnera che è stato un simbolo perché campione dei mesi massimi per Mussolini, ma insomma in tutto questo voler dire, tu lo ripeti molto, che queste palestre, queste colonie non c'entrano niente con la politica e chiunque può partecipare, bla bla bla, poi alla fine si mostra il volto che tu giustamente definisci nostalgico, razzista, intollerante, omofobo, antifemminista e violento. Paolo. Sì, non so se avete anche voi il mio stesso problema, vi sento un po' a singhiozzo, sentivo Stefano prima a tratti, poi era sparito, io spero mi sentiate bene. Ok, ma ringrazio Stefano per le belle parole e ringrazio te, Michele, per l'invito. Io credo, poi arriviamo al punto e rispondo a quello che tu mi chiedevi. Avete descritto il mio libro, i miei libri, come un viaggio che continua, no? E, diciamo, in particolare quest'ultimo libro, L'educazione di un fascista,
accende i riflettori su una stagione molto particolare, no? Il periodo che stiamo attraversando, che è diverso dai periodi che ho esplorato con altri miei libri e con altre mie inchieste, un periodo particolare dove alcuni cerchi si stanno, ahimè, chiudendo, dove riaffiorano pulsioni, slogan, contenuti, disvalori, come dicevi tu prima, che forse qualche anno fa erano soltanto ad uno stato embrionale, ma che adesso sono più compiuti e che sono plasticamente visibili. Vi faccio un esempio, giusto per stare ancorati alla cronaca. Mezz'ora fa, poco prima che noi iniziassimo questa nostra chiacchierata, io ho pubblicato sul sito del mio giornale Repubblica la notizia, un video che mostra quello che avviene in uno stabilimento balneare di Chioggia, di Sottomarina di Chioggia, già noto alle cronache perché 3 anni fa con un'inchiesta raccontai di questo stabilimento balneare arredato con simboli, motti fascisti, immagini del Duce, addirittura riferimenti alle camere a gas. E in quella spiaggia il gestore Gianni Scarpa intratteneva centinaia di clienti con comizi deliranti in cui si faceva riferimento esplicito al regime, in cui si diceva che bisogna sterminare tutti i tossici. E quel caso divenne un caso prima politico e poi anche giudiziario. Fu aperta un'inchiesta da parte della Procura di Venezia che si concluse con una sorprendente archiviazione. Gianni Scarpa la sua posizione fu appunto archiviata, accusato di apologia di fascismo, fu archiviata perché, secondo i giudici, con quei comizi aveva semplicemente e liberamente espresso il suo pensiero. E questo accadeva 3 anni fa. 3 anni dopo, e lo mostriamo appunto in questo servizio che abbiamo pubblicato poco fa su Repubblica, in questo stabilimento si vede lo stesso Gianni Scarpa che canta Faccetta Nera in piedi sulla torretta di avvistamento del bagnino, quella che ritualmente c'è in tutti gli stabilimenti balneari. Faccetta Nera è diffusa dagli amplificatori, dalle casse di questo lido, e si vedono i bagnanti in piedi sulla spiaggia sotto questa torretta che fanno il saluto romano, e lo stesso fa Gianni Scarpa, e che cantano Faccetta Nera. Ora, questo per dire che prima Stefano faceva un giusto riferimento alla distrazione, alla miopia che spesso la politica ha dimostrato rispetto a questi fenomeni, no? Questa onda nera, come un po' banalmente l'abbiamo definita, ma tant'è, quello è la distrazione di non aver visto un fenomeno che in realtà stava montando. Ecco perché dico, concludo questo mio primo ragionamento, io non credo di aver fatto nulla di straordinario in questi anni con il mio lavoro. Ho semplicemente raccontato quello che era sotto gli occhi di tutti, dell'opinione pubblica, della politica, delle istituzioni, della magistratura, ma che forse qualcuno non ha voluto vedere, forse per distrazione, forse perché affaccendato in altre vicende, forse perché riteneva che questi fenomeni, ritorno di pulsioni neofasciste, neonaziste in alcuni casi, rigurgiti di odioso razzismo, discriminazione, antisemitismo, fossero banalmente degli episodi di goliardia. Io non ho mai, conosco bene la categoria di quelli che dicono che è solo folklore, conosco bene la categoria dei banalizzatori, conosco bene la categoria di quelli che dicono sì, vabbè, sono quattro giovanotti esuberanti. Ovviamente dissento dalle tesi di questi signori, che sono tesi dal mio punto di vista molto pericolose, perché la distrazione, la disattenzione, la banalizzazione sono quasi sempre l'anticamera dello sdoganamento. E allora quello che noi abbiamo fatto in questi anni, che l'opinione pubblica, anche parte della politica, ovviamente c'è una politica che è stata ed è assolutamente complice dei fascisti,
e della politica che gli ha fatti sentire di nuovo parte del dibattito pubblico, che gli ha fatti tornare in campo. Io sono abituato a fare nomi e cognomi. I fascisti prima della Lega di Matteo Salvini erano fuori dal perimetro del campo politico, erano usciti dopo che Berlusconi, come rivendica anche con una punta d'orgoglio, li aveva fatti entrare in Parlamento, no? I post fascisti, poi in qualche modo erano usciti fuori dal perimetro. Ecco, con Salvini i fascisti sono tornati in campo. Il messaggio che è passato è stato questo: non siete più brutti, sporchi e cattivi, avete anche voi diritto di potervi esprimere, e lo avete, questo va sempre ricordato, grazie a chi ha liberato questo paese dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista, che garantisce diritto di parola persino a quelli che rimpiangono il regime che la parola lo soffocava, i diritti, la parola, la libertà lo soffocava con il sangue, la violenza, e cioè appunto il fascismo. Con Salvini i fascisti tornano in campo, questi gruppi che io racconto, descrivo nei miei libri, in Nazi Italia, nell'educazione di un fascista, sono stati sdoganati, sono stati portati a corte da partiti che erano al governo di questo paese, che responsabilmente hanno utilizzato slogan fascisti, ne dico uno che vale per tutti, prima gli italiani, non è un'invenzione di Matteo Salvini, ma era lo slogan dei fascisti di Casa Pound. La Lega semplicemente lo scippa a Casa Pound, lo fa diventare il proprio slogan, e prima gli italiani diventa, diciamo, la frase mantra dell'ultimo governo di questo paese, prima che si insediasse quello attuale. Ecco, tutto questo per dire che la stagione che stiamo vivendo è molto particolare, è una stagione dove, per combinati disposti vari, che poi magari affronteremo più nel dettaglio, l'estrema destra vive una stagione di rinnovato orgoglio, i fascisti si sentono ringallupiti, vedono che l'indignazione rispetto a certi fenomeni, a certe manifestazioni, parate apologetiche, frasi e slogan che autorevoli esponenti della politica italiana hanno fatto propri, gli atti sui propri social. Ricordo che un recente ministro dell'interno, il 29 luglio, genetriaco di Benito Mussolini, postò su Facebook la frase "tanti nemici, tanto onore". Sappiamo perfettamente che non è una citazione di Gandhi. Ecco, chi postò quella frase lo fece da ministro degli interni, un fatto a mio avviso molto grave che avrebbe generato indignazione forse in qualunque altro paese d'Europa. In Italia si fecero spallucce, si considerò questa semplicemente una forma un po' spinta di comunicazione politica. In realtà io trovo che questi sono fatti molto gravi, li ho denunciati, li ho raccontati con i miei servizi, con i miei libri, ma oggi c'è qualcosa in più e poi mi taccio. Oggi c'è il ritorno di quella che io nel libro definisco l'educazione fascista. Cioè non c'è più soltanto il politico che consapevolmente, quasi sempre consapevolmente, sdogana i fascisti. C'è il ritorno, soprattutto tra le nuove generazioni, di un'educazione fascista. Non è paragonabile, ovviamente, non in senso stretto, a quella dei Balilla, che ci sono raccontati dai libri di storia, ma ha le stesse basi, poggia sugli stessi contenuti, veicola gli stessi messaggi. Ed è quello che racconto in questo libro. Io in questo lavoro racconto come rinasce un fascista, non come nasce, come rinasce. Noi stiamo assistendo in questa stagione politica, sociale, complessa, resa ancora più complessa dalla pandemia, sulla quale i fascisti hanno molto lavorato, i negazionisti che ci dicono che non dobbiamo portare la mascherina perché il Covid non esiste ed è un'invenzione di qualche regime e di qualche dittatura, pensate un po', questi che parlano di regime e di dittatura per controllarci, sono gli stessi che poi in molti casi li riconosci sui siti perché, firmandosi con la bandierina, con il tricolore, bastonano, lo dicevate voi bene prima, chi dissente dalle loro tesi,
che viene definito un traditore della patria, che viene definito un nemico della nazione. Ecco, tornano slogan antichi come onore, patria, famiglia, lealtà, che non erano soltanto slogan fascisti, erano slogan di tutti, ma che l'estrema destra ha fatto proprio. Quindi torna l'educazione fascista perché? Perché stiamo assistendo ad una trasmissione nemmeno più particolarmente nascosta, sempre anzi più manifesta, di rituali, ossessioni, pulsioni che appartenevano ad una generazione che credevamo ormai dimenticata. C'è il culto dell'autoritarismo, della violenza, della morte, ci sono pulsioni xenofobe, razziste sempre più manifeste che si trasmettono tra le nuove generazioni. C'è, lo dicevi tu prima, Michele, tutta una rete fatta di palestre, circoli, associazioni, curve degli stadi, dove non ci si limita a, come dire, ad occupare il tempo libero. E ci sono palestre dove non si forma l'atleta, ma si forma il picchiatore, il militante, l'uomo nuovo, l'italiano nuovo, per citare qualcuno. Ci sono luoghi dove viene reclutata la manovalanza per la politica, e sono le curve degli stadi, che sono sempre più appannaggio dell'estrema destra, dei gruppi politici che all'interno delle curve hanno delle vere e proprie succursali. E c'è nell'epoca del sovranismo una saldatura tra i gruppi metapolitici, penso a Casa Pound delle origini e anche alla Casa Pound attuale, che ha smesso di essere un partito politico, è tornato ad essere un'associazione, e il palazzo. Assistiamo sempre più spesso a rappresentanti delle istituzioni, consiglieri comunali, assessori, addirittura ministri, che utilizzano la destra di strada, la destra che odia, la destra xenofoba, la destra che picchia, per meri scopi elettorali, propagandistici. Allora, in questa saldatura io ho notato con forza, e ho voluto dedicarci un libro, il ritorno appunto di valori e di simboli che credevamo sepolti dalla storia. Li ho voluti illuminare soprattutto perché stiamo attraversando una stagione in cui c'è addirittura il tentativo di riscriverla, la storia. L'abbiamo visto recentemente del 2 agosto, il 40° anniversario della strage di Bologna, a Roma, in Piazza del Popolo, l'estrema destra ha manifestato per dire che quella non è stata una strage fascista. Quando c'è una verità storica, giudiziaria, che lo ha accertato non completamente ma in buonissima parte. Ecco, i negazionisti non negano soltanto il Covid, ma negano addirittura che la strage fascista di Bologna sia stata eseguita da terroristi neri. Tutti questi sono indicatori, sono delle sentinelle, sono delle spie, dal mio punto di vista, non sottovalutabili. E quindi, raccontando il ritorno dell'educazione fascista, il ritorno per esempio delle colonie, le colonie estive, un altro dettaglio inquietante dal mio punto di vista. Cioè, tornano i campi scuola, tornano le colonie per i bambini, dove ai più piccoli vengono insegnate le marcette fasciste o i canti degli ex terroristi dei NAR. E quindi, quando all'inizio io nei primi articoli raccontavo queste realtà, mi guardavano come un marziano, mi dicevano: no, se le inventano, i fascisti non esistono, così come il Covid non esiste. E poi a mano anche i più distratti si sono accorti che qualcosa stava succedendo. Allora, sono successe cose in questi anni, io ho ritenuto che fosse doveroso da parte di chi fa il mio mestiere, di chi racconta la realtà e cerca di anticipare i fenomeni, fosse doveroso far capire all'opinione pubblica che questo fenomeno non è più derubricabile a qualcosa di marginale, perché poi gli effetti li vediamo ogni giorno, li vediamo nella politica, li vediamo nei porti chiusi, li vediamo nei pestaggi notturni agli immigrati, li vediamo in questo doppio volto, lo dicevate prima, a volte più nascosto, a volte più visibile, di un'estrema destra che a volte avvicina i ceti deboli della popolazione dicendo: guardate che noi e soltanto noi capiamo le vostre esigenze. E poi
spesso questi sono gli stessi che di notte picchiano gli immigrati, così come faceva Alba Dorata in Grecia, di giorno i pacchi di pasta alle famiglie italiane povere, di notte magari qualche sprangata agli immigrati. Questo è il quadro che ho cercato di raccontare nel libro, e questo è il quadro che io temo, credo, avremo di fronte in una stagione che credevamo fosse, si fosse interrotta con il Covid, ma che ahimè temo continuerà. Ecco perché occorrono, mi rivolgo alla politica, mi rivolgo alla magistratura, alle istituzioni, occorre riscoprire l'importanza della denuncia, dell'antifascismo, ognuno nel suo, occorre riscoprire il valore degli anticorpi rispetto a questi fenomeni che, se non individuati per tempo, Umberto Eco diceva, tocca a noi, no? Puntare l'indice contro i nuovi fascismi, contro quei fascismi che sono in grado di rinascere in ogni momento, in ogni angolo del mondo, spesso sotto mentite spoglie, no? Sotto forme liquide nuove, difficili da individuare. Tocca a noi puntare l'indice, tocca a noi scovarle e denunciarle. Ecco, io credo che se non faremo questo, la stagione che ci attende potrà essere forse persino più complessa di quanto sia stata la stagione, la prima stagione sovranista, prima che la pandemia azzerasse un po' tutto quanto e ci costringesse a fare i conti con noi stessi e con la realtà sociale nella quale viviamo. Ma intanto grazie, vi voglio proporre due giri rapidi di riflessioni. La premessa è d'obbligo, quello che avete ascoltato da Paolo Berizzi è il lavoro di un giornalista, e in questo paese, tanto per capire a che punto siamo rispetto al problema che viene individuato e appunto da troppi sottovalutato, questa tipologia di giornalismo, questo tipo di viaggi e di inchieste hanno bisogno poi di mettere sotto scorta chi le produce. E infatti da più di un anno Paolo Berizzi è sotto scorta, d'altra parte siamo il paese che ha dovuto mettere sotto scorta Liliana Segre, ecco, a proposito di sottovalutare. Allora, i due brevi ragionamenti sono questi. Il libro è particolarmente doloroso perché c'è tutta una parte che precede poi dei fili che si riannodano ai libri precedenti, che riguardano appunto la rete neofascista, neonazista, ma c'è tutta una parte che riguarda i bambini. L'educazione di un fascista è concentrata proprio sul lavoro che Libertà Azione, Casa Pound, Forza Nuova, ora Paolo Berizzi ricorda che Casa Pound e Forza Nuova insieme negli ultimi 10 anni sono appena 1500 denunciati, molti arresti, anni di carcere, eccetera. Quindi questo mondo che cosa fa per attirare giovanissimi? Le prime pagine partono proprio dalle palestre e dai tornei che si fanno con i ragazzi, con i ragazzini. Molto, molto bello anche lo scritto subito alla Malpezzi, che il giornalista che Paolo ricordi che la Malpezzi ha denunciato uno di questi tornei, Kids of the Ring, che aveva il patrocinio della regione e che aveva proprio queste caratteristiche. Quindi organizzare dei tornei tra piccolissimi che fanno un'arte marziale protetta, ma all'interno di un contesto, a partire da quelli che sono intorno, dalle palestre che portano i loro atleti, che cosa hanno, che contorno hanno di simboli, di talismani, di persone che accompagnano queste associazioni, chi le fonda, qual è la caratteristica del maestro, che nelle arti marziali in particolare, ma in generale in tutte le forme di lotta, ha una figura obbligatoriamente forte nei confronti dell'allievo, e che quindi va oltre l'insegnante dell'arte e della tecnica marziale. Insomma, tutto questo riguarda una strategia sui bambini, e innanzitutto vorrei chiedervi una riflessione su questo, a cui aggiungo una ulteriore riflessione invece sulle donne, per poi lasciare a un secondo giro invece un ragionamento che riguarda il rapporto tra tutta questa galassia e Lega e Fratelli d'Italia, rispetto alla quale cosa poi il libro dice e riprende anche ragionamenti degli altri libri, ma insomma aggiunge e arricchisce. Sulle donne, oltre a ricordare alcuni episodi tipo Fabio Tuiac, che è un pugile prestato alla politica, consigliere triestino, che è quello che ha detto il femminicidio è un'invenzione di sinistra, ma c'è poi il racconto di questa associazione Vita Peron, che poi è quella che organizza invece le colonie, altro meccanismo per attirare i bambini.
i volontari e le educatrici dell'Associazione Vita Però, gestita da Desiderio Raggi, segretario di Forza Nuova Ravenna, che d'inverno infilano i loro volantini per promuovere. E poi pagina 141, il lavoro sotto traccia dell'Associazione Vita Peronni inizia 11 anni fa, l'idea viene al camerata Giovanni Zampardi, che suggerisce l'apertura di un primo nucleo, li chiamavano così, a Palermo. Subito se ne unisce un altro a Faenza, il network femminile di Forza Nuova, di fatto l'unica associazione fascista di donne in Italia. Lo slogan è femminilità militante, si ramifica nord, centro e sud, ogni area un rappresentante: Desideria Raggi al nord, Vera Provenzale al centro e Roberta Ambrosi al sud. Direi prima Stefano, poi Paolo. Sì, lo spaccato che Paolo ci fa su questo tema dei bambini è allarmante, ovviamente, e riprende fondamentalmente le modalità, perché riprende fondamentalmente le modalità attraverso le quali i balilla venivano formati e veniva costruite la nuova gioventù fascista. E quindi è importante che su questo si faccia mente locale, si costruisca una diversa sensibilità e consapevolezza anche da parte delle istituzioni, perché il ruolo che svolgono queste associazioni è un ruolo in molti casi supplettivo, sostitutivo dello Stato, del sistema associazionistico, che è per tante ragioni venuto meno in tante parti del territorio italiano. E allora, nella misura in cui queste associazioni sono nella condizione di proporre un modello educativo ai giovani di quel quartiere, di quella realtà, magari anche più disagiato, più povero, ma non soltanto, questa è la condizione che li accomuna, è chiaro che diventano un punto di riferimento, no? E quindi rappresentano una occasione per dare a questi giovani un modello dentro il quale costruire ovviamente poi anche i passi successivi. È il tema identitario che riemerge attraverso queste azioni, e lo fa con tutta la gravità delle modalità che loro mettono in campo, che Paolo descrive e documenta in modo molto molto puntuale. E sul tema delle donne è chiaro che è una delle strade attraverso le quali queste associazioni, soprattutto in rete, manifestano la loro attività, di costruzione di odio e di violenza, sia razzista sia di genere, perché attraverso queste modalità loro sono in grado di perpetuare poi quello che è la modalità che usano per costruire quell'associazionismo femminile che tu, Michele, hai richiamato, che ha ovviamente dei riferimenti a quelle che erano, che era il ruolo e la concezione della donna nel partito fascista, insomma, e quindi un ruolo residuale, quella che si deve occupare soltanto della cura e della crescita dei figli, e che nella società deve avere poco ruolo e poco significato. È ovvio che tutte quelle che sono invece le donne che nelle professioni, nella politica, nel mondo dell'impresa hanno avuto hanno avuto successo, sono nel mirino e diventano gli oggetti di questi loro attacchi, contro i quali però abbiamo la necessità anche
non solo nella politica, ma in generale nell'istituzione, di fare ed agire in modo molto più determinato, perché la tolleranza e le spallucce a cui Paolo faceva riferimento, soprattutto su questo filone, diciamo, della loro azione, trova troppe connivenze anche da parte del mondo della, di un pezzo del mondo della politica, che dal punto di vista culturale è come dire, ancora ancorato alla società patriarcale, e che, diciamo, abbiamo bisogno di sconfiggere e cambiare in modo molto radicale. Paolo, poi tu qui scrivi a pagina 150: in effetti la differenza sostanziale tra i gruppi neofascisti dei partiti tradizionali PD, Lega, Forza Italia sono la presenza e l'attivismo nel mondo dei giovani, scuole, stadi, musica, sport. E poi citi a pagina 170, a proposito di Abruzzo, visto che da qui mi collego, Audere Semper, che è una delle... Non ti ho sentito, Michele. Puoi ripetere, non ti ho sentito, purtroppo è saltata, non ti sentivo più. Mi senti adesso? Ora sì. Mi senti? Ok. Dicevo, a pagina 150, tu scrivi: in effetti la differenza sostanziale tra i gruppi neofascisti dei partiti tradizionali, PD, Lega, Forza Italia, sono la presenza e l'attivismo nel mondo dei giovani, scuole, stadi, musica, sport. Quindi qui fai anche un richiamo al fatto che loro usano mezzi che tu descrivi bene, cercano di mettersi in sintonia, cosa che per gli altri è più difficile. Tra l'altro, lo dico perché molti abruzzesi sono collegati e stanno anche commentando, Audere Semper è uno dei gangli, a Pescara è uno dei gangli di questa rete neofascista che tu indichi. Anche qui una citazione d'Annunziana, eccetera. Sì, citazione d'Annunziana che hai fatto bene a citare, scusa il gioco di parole, perché pochi giorni fa questa citazione campeggiava sulla mascherina con cui stranamente Matteo Salvini si copriva naso e bocca. Non è una cosa che accade... Scusa? Sarà stato un caso, no? Sarà stato un caso anche che avesse la mascherina, probabilmente è stato un caso. Soprattutto quello. Ecco, no, guarda, sì, questo passaggio dove parlo di quanto nel mondo giovanile l'estrema destra sia attiva, in realtà nel libro racconto anche come e quanto moltissime iniziative portate avanti da gruppi, formazioni, movimenti di estrema destra avvengano in condivisione con partiti come Lega o Fratelli d'Italia. Non è affatto vero, come dire, è tutto agli atti, tutto certificato. Io nel libro racconto eventi, date, nomi dei partecipanti. Ci sono saldature molto strette tra la galassia neofascista e i partiti come appunto la Lega di Matteo Salvini o Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Partiti che alle ultime elezioni politiche, ma anche alle amministrative, sono riuscite a fare eleggere degli esponenti dell'estrema destra nelle proprie fila. Cito in ordine sparso alcuni esempi: l'assessore allo sport di Monza, che non è esattamente, diciamo, un borgo medievale da 30 abitanti, ma un'importante provincia, Monza-Brianza, nella produttiva e ricca Lombardia. L'assessore allo sport di Monza, tale Andrea Arbittoni, è un fiero esponente di Lealtà Azione, che è un gruppo di estrema destra di ispirazione addirittura neonazista, al momento che ha nel suo pantheon dei nomi come Leon De Grel o Cornelius Zelea Codreanu, che probabilmente voi conoscete, io anche, qualcuno magari no, e vale la pena di ricordare che sono stati due personaggi diversamente legati al nazismo. Codreanu è fondatore della Guardia di Ferro Romena, a cui non casualmente si ispira Forza Nuova all'atto della sua nascita,
e Léon de Grel era il comandante della divisione belga delle SS di Adolf Hitler. Ecco, questo movimento esprime un politico che poi diventa casualmente, o forse non casualmente, assessore allo sport con Fratelli d'Italia a Monza. Sarebbe lungo fare l'elenco di tutti gli esponenti della Lega eletti in Parlamento, in Senato o in consigli regionali della Lombardia, della Sicilia, che provengono dal mondo dell'estrema destra e che hanno rapporti quotidiani con questi gruppi neofascisti. Se iniziassi a fare elenco, probabilmente domani mattina sarei ancora qui a parlare. Questo per dire che cosa? Che questi campi scuola, queste colonie estive, queste manifestazioni sportive dove allo sport si unisce la politica la politica di estrema destra, sono in molte occasioni costruiti dai neofascisti in partnership con due partiti che si candidano a governare questo paese. Il mio non è un approccio politico, io non faccio politica, non sono un politico, sono un cronista, un inviato, che 20 anni fa inizia ad esplorare questa galassia, a fare inchieste sull'estrema destra, a raccontare questo mondo che all'epoca si esprimeva con forme e modalità molto diverse rispetto a quanto fa oggi. 20 anni fa l'estrema destra era, non dico in un angolo buio e scomodo, perché erano comunque in molti casi coperti dalle istituzioni, ma erano lì confinati, come dicevamo prima, erano in attesa che qualcuno li risvegliasse e li facesse sentire di nuovo parte di un campo comune, e qualcuno in grado di dargli spazi di agibilità politica. E questo è accaduto, devo dire, anche per responsabilità di alcuni mezzi di comunicazione, di mass media. Io penso che chiunque faccia il mio mestiere si regoli come ritiene, ma partecipare a dibattiti o invitare in talk show televisivi degli esponenti del neofascismo italiano, non solo non faccia un buon servizio all'informazione pubblica, se si tratta di emittenti pubbliche, ma sia esattamente quello che questi gruppi cercano, e cioè lo sdoganamento. Dopodiché, a forza di dar spazio, cioè non si dà spazio alle donne, mi riallaccio a quello che tu dicevi, questo, come Stefano diceva bene, è assolutamente in linea, no, con la tradizione fascista. In 20 anni di inchieste sul neofascismo non ho trovato un gruppo dove le donne ricoprissero ruoli che fossero diversi da quello di portare gli alcolici da bere dopo il concerto nazi rock, o di stendere il calendario delle proiezioni o dei dibattiti sul revisionismo sul manifesto della razza. La donna è sempre subalterna all'uomo. Non ci sono casi nei quali nella cabina, diciamo, decisionale di queste formazioni, penso a Forza Nuova, penso a Casa Pound, penso ai 12 Raggi di Varese, che sono un gruppo dichiaratamente neonazista, penso al Veneto Fronte Skinhead, penso alle Alta Azione, appunto, dove le donne abbiano un ruolo decisionale o comunque siano nel gruppo dirigente. Non esistono casi di questo tipo. Dicevo, non lasciano spazio alle donne, ma lasciano invece molto spazio come dicevamo prima, all'indottrinamento dei giovanissimi. L'età media della militanza dell'estrema destra si è molto abbassata rispetto agli anni scorsi. Questi gruppi oggi iniziano a fare proselitismo già alla fine delle scuole elementari, e poi alle medie, e poi nei licei, ovviamente all'università. C'è una comunicazione, una narrazione che fa leva sempre di più sulla potenza delle suggestioni.
Oggi si diventa fascisti non tanto perché si condivide un contenuto, un ideale, la storia o un percorso politico, ma perché si viene, come dire, calamitati dal fascino di un simbolo, di una bandiera, di un cappellino, di una felpa, dal momento aggregativo rappresentato da un concerto o da una partita di calcio. Si diventa fascisti frequentando una palestra, e qui dice: ma Berizzi ha le travegole, se li inventa, che cosa dice, in palestra non si fa politica. È esattamente il contrario. Nell'educazione di un fascista racconto, facendo nomi e cognomi, dando indirizzi, luoghi, racconto di tornei, di esibizioni, di team sportivi che portano avanti ideali politici. E quindi diventare un atleta di Muay Thai, la box, quella più volgarmente detta box thailandese, in molti casi è sport puro, in altri casi, e li raccontiamo nel libro, è il primo passaggio di un percorso di militanza politica. E quindi l'atleta inizia a diventare qualcosa di diverso dall'atleta, ma diventa un portacolori, un portabandiera, diventa il testimonial di un gruppo politico, non soltanto di un team sportivo. Chiaro. Ci sono palestre dove si inizia l'allenamento facendo il saluto romano, ci sono palestre con i muri decorati da croci celtiche o svastiche, ci sono palestre dove si formano i picchiatori e i militanti che devono essere pronti per la cosiddetta, uso il loro linguaggio ovviamente, resistenza etnica. Che cosa significa? Significa che quando, questo nella fantomatica narrazione xenofoba dell'estrema destra, l'Italia, l'Europa saranno invase dagli immigrati e eventualmente anche dall'Islam, ci saranno dei soldati, degli europei, degli italiani nuovi, pronti a resistere sulle barricate, a picchiare se necessario, e tu inizi, sei in grado di picchiare perché ti sei allenato. E non sei diventato un atleta, ma sei diventato un soldato politico. Quando, nel leggere questo libro, do anche un suggerimento: si può partire anche da questa intervista che viene fatta coperta a un fuoriuscito da questa rete, che fa capire anche com'è difficile, quanto è difficile uscire dopo che si è dentro, che dice molte verità che invece durante le interviste che vengono citate durante tutto il libro, le persone responsabili di queste palestre, colonie, eccetera, cercano di nascondere con un linguaggio che è molto simile. Però l'ultima riflessione, l'ultima domanda la voglio fare proprio sulle connessioni e queste saldature di cui hai parlato molto. Intanto, facendo quello che fai tu con molto coraggio, cioè facendo dei nomi, quando tu parli del rapporto con la Lega, a pagina 158 fai un breve elenco di coloro che sono un po' ufficiali di collegamento. Intanto Crippa, che sostanzialmente ha sostituito Borghezio, che è il primo che ha lavorato a introdurre nella Lega, che pure aveva in Bossi sostanzialmente un antifascista, non fosse altro per caratteristiche familiari, idee neofasciste e neonaziste. Comunque Crippa, Vito Comencini, che è quello che ha detto Mattarella mi fa schifo, qualcuno ricorderà, poi il senatore Andrea Ostellari, e poi Igor Iezzi, e poi il senatore Pillon, naturalmente abbiamo parlato di donne e di omofobia, quindi diciamo che è un nome noto, poi Paolo Grimoldi, William De Vecchis, Iari Colla, Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Angelo Ciocca. Tu fai tutta una serie di nomi e poi fai, oltre a questa riflessione che hai fatto tu, cioè la differenza tra Forza Nuova e Casa Pound, che erano piccole formazioni, quando erano partiti prendevano pochi voti, un po' dovunque, dimostrando la ramificazione che tu già hai raccontato, però sostanzialmente era facile dire, anche lì forse con un po' di sottovalutazione, ma insomma sono estremismi che non riescono ad avere capacità anche di consenso. L'aggancio a partiti che invece la Lega è diventato primo partito li sdogana, ma gli dà anche la possibilità di, come dire, di far crescere all'interno della stessa formazione politica di un partito che ha magari milioni di persone che non sono né neofasciste né neonaziste, però che possono essere terreno di coltura di queste,
di queste idee. Infatti, nel racconto che tu fai, si dimostra come la partecipazione a manifestazioni promosse dalla Lega e da Fratelli d'Italia non solo è accolta bene, non solo vengono riveriti, facciamoci le foto, eccetera, ma le idee, gli slogan, alcuni simboli, in qualche modo si trasmettono un po' per diffusione. E poi tu dici una cosa molto importante a pagina 197 che voglio leggere per intero. Chiedere a Salvini di mollare i fascisti è uno sforzo inutile, non lo può fare. Per tre motivi. Primo, li ha risvegliati lui a suoni me ne frego, io non mollo, è una lunga serie di assist, sarebbe innaturale li spegnesse adesso che è all'opposizione. Secondo, gli fanno molto comodo, sono la cerniera con un elettorato che è assai più largo delle briciole di Casa Pound e Forza Nuova, aspirate dalla Lega, che abbraccia dei mondi che il capitano in questi anni ha blandito esponendosi a critiche e figuracce. Non soltanto le curve degli stati, decine di migliaia di voti, ma pure la pancia grigio-nera del paese, quell'Italia carsica che non smette di subire il fascino di un nemmeno troppo velato cesarismo, datemi pieni poteri, che peraltro annunciò dalla piazza a Pescara. Terzo motivo, con Casa Pound in particolare, come ho già raccontato, c'è un patto sotto traccia che non si è mai sciolto, che è ancora inciso una rappresentazione plastica nelle tavolate dove Salvini era l'ospite d'onore dei fascisti, osannato insieme al fidato braccio destro Raffaele Volpi, oggi presidente del Copasir. E il fascioleghismo, bellezza, l'esperimento politico uscito alle felpe del capitano, che a forza di usare i codici, gli slogan, le parole d'ordine dell'estrema destra ha portato a termine, ma al contrario, cioè lui verso l'esterno, quel processo di entrismo iniziato molti anni prima in nuce dai post-nazisti che hanno infiltrato la Lega. Ora, questo ragionamento che è molto chiaro e netto del perché oggi questo legame indissolubile tende a crescere, però mi ti fa fare due domande. Una, tu a pagina 152 fai cenno al fatto che c'è una specie di spostamento da Lega a Fratelli d'Italia, che un po' segue il fatto che la Lega perde consensi e Fratelli d'Italia cresce. È solo un cenno, però fa molto capire che può esserci davvero un passaggio di testimone, laddove in Fratelli d'Italia effettivamente tutto questo mondo può trovare una casa più naturale per le origini di Fratelli d'Italia. E poi, quindi si parla di questo scavalcamento. E poi un'altra domanda che voglio farti invece più di fondo. Ora, in questa situazione, emergenza, pandemia, eccetera, e quindi in una condizione economica, socio-economica più grave, c'è l'idea che questi approcci più estremi siano più efficaci. Ora, siccome Salvini e anche la Meloni, tutto sommato, in questi anni hanno sì costruito una specie di sintonia culturale, ma molto per i loro interessi, che sono poi interessi anche a volte molto biecamente elettorali, diciamo così, vincere un'elezione, però che sono all'interno o che dichiarano di voler essere all'interno del perimetro democratico. Non c'è il rischio che siano loro stessi scavalcati. Cioè, quando tradiranno l'attesa di molti che magari vengono, si avvicinano perché pensano che la Lega sia mascherata una forza che può essere veramente estrema, quando questa cosa si rompe, quando questo giocattolo si romperà, c'è il rischio che vengano scavalcati questi stessi leader e che si affermino leader a loro volta più estremi, che quindi si allarghi il perimetro di questo estremismo, scavalcando anche idee che oggi sono sostanzialmente strumentalizzate. L'ultima riflessione per te e Stefano è quello che sta succedendo anche all'esterno, Trump, il fare l'occhiolino all'estremismo che viene anche da oltreoceano, e questi rapporti che tu citi, AfD in Germania, insomma, sono rapporti che si stanno strutturando, è un fenomeno europeo che può saldarsi e diventare esso stesso competitivo, come sta diventando nei singoli stati, e diventare una internazionale a quel punto molto potente e che supera i confini. Paolo. Sì, ma guarda, parto dalla tua seconda domanda, provo a dirla, a rispondere parlando facile. Facciamo una premessa: la cornice nella quale i populismi a trazione sovranista italiani hanno trovato linfa vitale e anche voti, evidentemente, quindi consensi, è una cornice che non si limita, come tu dicevi, ai confini nazionali, no? È una cornice che va inquadrata in un contesto molto più ampio, che va da appunto Trump negli Stati Uniti, Putin in Russia, il negazionista Bolsonaro in Brasile, Orban ovviamente, che è amico di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini in Ungheria,
Penso poi a quei paesi dove la democrazia ha lasciato il passo ad altre forme. Molti usano il termine democrature, no? Sono quelle forme di democrazia dove non c'è ancora la dittatura, ma la democrazia ha un po' smesso di essere democrazia. E poi penso a quei paesi dove invece ci sono sistemi, penso alla Corea, penso alla Turchia, penso ai paesi di Visegrad, dove se fai il mio mestiere, io, lo dicevate prima, vivo sotto scorta da quasi 2 anni, vi do una notizia in un inciso, sono, ahimè, lo dico con molta tristezza, un caso unico in Europa, perché sono l'unico cronista in Europa costretto a vivere sotto scorta per minacce da parte di gruppi neofascisti e neonazisti. Non esistono altri casi simili in nessun paese europeo. Io trovo che questo sia molto grave e che sia un indicatore del clima che c'è nel nostro paese. È bene che le istituzioni proteggano i cronisti, ma mi chiedo e chiedo ad una politica che spesso su questi temi non si mostra particolarmente sul pezzo, mi chiedo perché questo accade proprio in Italia e non in altri paesi, non in Germania, non in Francia, non in Inghilterra, dove pure l'estrema destra è presente, dove pure c'è chi fa il mio mestiere. Evidentemente il tasso di violenza, di intimidazione, di virulenza che i gruppi neofascisti hanno raggiunto in Italia, grazie a chi per anni li ha sottovalutati, evidentemente in questo momento è imparagonabile a quella di altri gruppi europei. Tu prima citavi AfD, se ne potrebbero citare molti altri, Rassemblement National in Francia, i neofascisti inglesi, ma tant'è, la condizione in cui mi trovo a lavorare e a vivere è, credo, un segnale del clima che si respira nel nostro paese. Chiuso l'inciso, dicevo, c'è un contesto europeo, c'è un contesto internazionale. Il rischio che tu in qualche modo affacciavi è un rischio concreto, ma fa parte delle dinamiche del populismo. C'è sempre qualcuno più estremo di qualcun altro, c'è sempre il rischio che arrivi un Bolsonaro più Bolsonaro dell'originale, c'è sempre il rischio che Salvini, che in una recente stagione era il capitano sovranista di riferimento anche dell'estrema destra, sono agli atti le dichiarazioni pubbliche riprese da agenzie in cui i capi di Forza Nuova, Roberto Fiore, e Casa Pound, Simone Di Stefano, ammettono, questo accade dopo le ultime elezioni, ammettono c'è un partito che meglio di noi ha saputo interpretare le istanze, i contenuti sovranisti, e questo partito è la Lega di Matteo Salvini. Ammettono e riconoscono in calce che più della metà del loro elettorato, che non è chiaro, non è, lo sappiamo, un bacino d'utenza enorme, ma è un lago, io lo chiamo un laghetto nero, dove la Lega ha pescato a pieni mani e che la Lega ha aspirato. E quindi i capi di Forza Nuova e Casa Pound dicono più della metà del nostro elettorato ha votato la Lega di Matteo Salvini. C'è stato un passaggio, un trapasso di voti dall'estrema destra dichiaratamente neofascista ad un partito che non è ascrivibile alla neofascisteria, ma che di fatto fa parte, per alleanze, per affinità, per rapporti non solo personali, fa parte dell'estrema destra europea e della Lega. Allora, il rischio che ci sia qualcuno che superi a destra o per sfruttando chiaramente anche la fragilità mostrata dalle democrazie europee in questo periodo, complice anche ovviamente la pandemia, complice gli effetti sull'economia che il Covid-19 ha avuto, ha e avrà, c'è il rischio che qualcuno superi a destra gli interpreti del sovranismo attuale. Questo c'è sicuramente. Ma allargando il ragionamento e per rispondere alla tua prima domanda, questo in Italia sta già un po' avvenendo. E sta avvenendo come? Sta avvenendo con una sorta di duello interno. I due competitor della destra sovranista, Matteo Salvini da una parte, Giorgia Meloni dall'altra,
e hanno iniziato da tempo ovviamente ad essere in competizione l'uno con l'altro, alleati e competitor allo stesso tempo. È in atto, lo certificano i sondaggi, è in atto un passaggio da parte di chi non si sente più rappresentato dalla Lega di Salvini, ma capisce che c'è una nuova un nuovo partito, nuovo tra virgolette, insomma quello di Giorgia Meloni, che si fa portatrice delle istanze di chi non vuole gli immigrati, di chi vuole la sovranità nazionale, di chi vuole uno Stato forte centrale, di chi dice sono, nel caso della Meloni, sono Giorgia, sono donna, sono cristiana e sono anche, io dico, fascista. Credo che Giorgia Meloni non si offenda se uno le dice che viene dalla scuola del neofascismo, perché questa è la sua storia. Allora, che cosa è successo lì? È successo che, ve la dico in due parole, io 3 anni fa, quando raccontavo le connessioni, le cene di Salvini con i fascisti, i giubbotti che Salvini indossava con i marchi dei fascisti, i libri che Salvini pubblicava con le case editrici fasciste, i motti e gli slogan fascisti che Salvini postava con la sua comunicazione, no? Grazie alla bestia, come si chiama la sua macchina della propaganda, dicevo anche, perché occorre onestà intellettuale, che Salvini non era e non è fascista. Io lo dico in modo molto netto. Salvini ha fatto peggio. Salvini ha giocato a fare il fascista, che in alcuni casi può essere persino peggio che esserlo davvero, perché il fascista vero, lo riconosci, è tracciabile, ce lo ha scritto in fronte, lo racconta la sua storia, non dissimula, non ne ha bisogno. Matteo Salvini ha giocato a fare il fascista in un momento, in una stagione in cui ha capito che a destra, anche all'estrema destra, c'erano dei vuoti da occupare. La casa dell'estrema destra lasciata vuota e libera e appaltabile dalla crisi di Alleanza Nazionale, per capirci, è stato il miracolo politico di Salvini, l'intuizione politica di Salvini. Lui ci ha messo il cappello sopra, ha portato l'estrema destra dentro la Lega, anche da un punto di vista plastico, il verde padano ha smesso di esserci, è arrivato il blu di Donald Trump, Salvini sul palco di Pontida nel 2017 promette: se andiamo al governo abolisco la legge Fiano, che legge non è mai diventata. Prima Stefano ricordava l'amico Lele Fiano, con cui si sono fatte molte campagne insieme, che condivide da anni insieme a me e a pochi altri, dico pochi purtroppo, queste battaglie che io ritengo non soltanto giornalistiche, ritengo siano battaglie civili, e lo dico con la massima modestia ma con molta determinazione. E la legge Fiano non è mai diventata legge, ma Salvini promise: se andiamo al governo la aboliamo. Non solo, disse anche: se andiamo al governo aboliamo la legge Mancino. Questa sì, da sempre, è la bestia nera dei fascisti di ieri e di oggi. Purtroppo molto poco applicata in Italia, ma questo è un altro discorso, ci porterebbe lontano, ma sarebbe bene un giorno magari affrontare il tema di quanto le leggi Mancino e Scelba siano, cioè diciamo l'argine ai rigurgiti neofascisti, siano tra le leggi più disapplicate nel nostro ordinamento. Salvini disse questo e fu un formidabile slogan, fu un formidabile assist che fece ai neofascisti. E però Salvini fascista non è. Salvini gioca a fare il fascista. Diverso è il caso di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni viene da una storia, da una tradizione, da una scuola fascista, non ha mai fatto nulla per smentirlo, non ha mai dissimulato. C'è una larga fetta dell'elettorato sovranista che oggi si riconosce in Giorgia Meloni perché capisce che quello è l'originale. Non è Salvini l'originale. Salvini porta la Lega, trasformandola in modo quasi kafkiano, da partito territoriale, autonomista, secessionista persino in una stagione della sua storia, tu citavi il Bossi antifascista, lo porta da quella roba lì, lo porta ad essere il suo esatto contrario, cioè un partito nazionale, nazionalista, che non rivendica più le istanze di un pezzo di Italia, ma che diventa il partito che difende l'Italia, gli italiani, che difende i confini italiani. E che diventa un partito di fatto ascrivibile, lo dicevamo prima, alla destra estrema europea.
oggi l'elettorato sovranista vede in Giorgia Meloni il futuro, vede nel tricolore e nella fiamma che ancora campeggia nel simbolo di Fratelli d'Italia il futuro del sovranismo italiano. Chiudo citandoti un esempio. Io ho ripreso ieri nella rubrica quotidiana che ho sul mio giornale Repubblica, che si intitola Pietre, ogni giorno una pietra dell'odio, una pietra di antisemitismo, di omofobia, di razzismo, di bullismo. Riprendo il caso di Francesco Acquaroli. Voi state in Abruzzo, nelle vicine Marche. Francesco Acquaroli è il candidato alla presidenza della regione Marche del centrodestra, e Acquaroli è di Fratelli d'Italia. Acquaroli, io racconto sulla pietra di oggi, come è divertente, se non fosse triste, che nel suo sito presto maggiori informazioni su questo tema. Su ogni tema lui dice presto avrete maggiori informazioni, che è, come dire, una garanzia di buon governo, no? Perché uno che non ha ancora idea di cosa fare sul lavoro, sull'istruzione, sulle infrastrutture, diciamo che è il miglior biglietto da visita per raccogliere voti di questi tempi. Francesco Acquaroli è uno dei partecipanti, lo scorso anno, lo raccontai su Repubblica, alla cena nostalgica in provincia di Ascoli per commemorare la marcia su Roma del 1922. Acquaroli è stato scelto come candidato governatore da Giorgia Meloni. Acquaroli era lì seduto ad una cena dove sul menù campeggiavano, oltre che la frase nostalgica, il marcia su Roma, non si può dimenticare un giorno, una data indelebile della nostra storia, su quel menù c'era il simbolo di Fratelli d'Italia. E siccome Giorgia Meloni l'altro giorno in visita nelle Marche, in campagna elettorale, per Acquaroli dice: Fratelli d'Italia non c'entra nulla con quella cena, non l'abbiamo organizzata noi. È smentita dai fatti, è smentita dalle fotografie, e nega l'evidenza anche fotografica Giorgia Meloni, e glielo abbiamo ricordato. È lì che guardano i sovranisti italiani, è lì che secondo me si giocherà la partita, come dicevi tu prima, su chi supererà chi a destra in questa competizione italiana, che è anche una competizione, come dire, che si incasella nello scenario europeo e internazionale di cui abbiamo parlato prima e di cui temo dovremo continuare a parlare nei prossimi mesi. Paolo, grazie molte. Questa riflessione, questa discussione proseguirà alla festa nazionale a Modena, perché la presentazione del tuo libro ci sarà il, chi lo sa, del 2? Sabato 5 settembre, alle ore 20. Ce l'avevo davanti, ma volevo verificare se eri preparato. Grazie Paolo. Con grande piacere, grazie a voi, a presto. Ciao Paolo. Stefano, ti lascio a te non solo le riflessioni conclusive, ma anche un po' un punto sulla festa, visto che parte a breve, quindi ti facciamo una presentazione in anteprima. Sì, solo una battuta sulle ultime cose che diceva Paolo, perché sono molto importanti, e di fatto l'internazionale sovranista populista, o come la vogliamo chiamare, esiste già da anni, e è stata finanziata, e di questi giorni l'arresto del truffatore Bannon, che è venuto in Italia e in Europa a dire che Matteo Salvini è uno dei migliori leader di questa internazionale. E quindi è chiaro che come dire, questi movimenti che la Lega ha portato a sé e ha sdoganato fanno parte di una rete internazionale dentro la quale ci sono anche tante risorse che vengono convogliate per finanziare. Quindi non, nulla accade a caso, e non soltanto grazie all'iniziativa che ognuno nei propri territori porta avanti. E quindi questa internazionale va combattuta con le armi della cultura, della politica, della denuncia e della consapevolezza. Questo mi sento di dire: maggiore consapevolezza e presa di coscienza che questo movimento sta costruendo anche nel nostro paese una nuova gioventù nera, come la definisce Paolo nel suo libro, della quale dobbiamo essere molto preoccupati. E credo che
siccome loro hanno occupato dei vuoti in giro nel, diciamo, sui territori, noi dovremmo preoccuparci come Partito Democratico di riempirli noi per primi quei vuoti laddove nei quartieri periferici, nelle situazioni di disagio, insomma, abbiamo dimostrato che stando sui temi, sulle soluzioni, sul ruolo delle istituzioni che ritorna ad essere centrale per dare le risposte alle persone e alle imprese, noi possiamo diventare punti di riferimento anche per ceti, pezzi di società che invece hanno preferito negli anni passati avere come riferimento queste associazioni, questi movimenti. E quindi per venire alla festa, la festa sarà una piazza aperta per confrontarsi e discutere sul futuro del paese, e quindi anche questi temi ci saranno, dove ci incontreremo, ci confronteremo per provare a ridare slancio all'Italia e per ribadire anche che il Partito Democratico è pronto a fare la propria parte, mettendoci le idee che ci stiamo mettendo al governo del paese, in Europa, la forza, le competenze e anche la passione che, in cui c'è tanto bisogno. Quindi si è costruito un programma che parlerà innanzitutto di Europa, ci sono 4 eventi, diciamo, a marchio PSE, per per valorizzare anche il ruolo di traino che il Partito Democratico ha nel Partito del Socialismo Europeo. Si parlerà di scuola, si parlerà di lavoro, si parlerà di sanità, di economia, di diritti, e quindi faremo, diciamo, un oltre 50 dibattiti, uno sforzo importante per interloquire con tanti che abbiamo chiamato, che verranno in rappresentanza del mondo sindacale, del mondo dell'impresa, dell'associazionismo culturale e non solo, insomma, e quindi avremo la possibilità davvero di incontrare tante persone, e lo faremo in sicurezza, questa è l'ultima cosa che dico, lo faremo in estrema sicurezza con un protocollo per il Covid-19 che abbiamo discusso ed è stato approvato dalle autorità sanitarie della provincia di Modena. Sarà obbligatoria la mascherina all'interno della festa, sarà misurata la temperatura all'ingresso della festa, saranno prese, diciamo, registrate le generalità di coloro i quali entreranno nei ristoranti o parteciperanno ai dibattiti, siano essi presentazioni di libri, siano essi dei dibattiti nella sala principale, proprio per dare il senso che noi vogliamo certo costruire un'occasione di festa, di incontro e di confronto, ma lo vogliamo fare garantendo la massima sicurezza innanzitutto ai nostri volontari, saranno centinaia tutti i giorni, che non solo quelli che la stanno costruendo da settimane, ma quelli che la gestiranno, così come alle migliaia di persone che ci auguriamo vengano a condividere con noi questo percorso. Ci saranno anche 25 spettacoli ai quali si potrà accedere attraverso, diciamo, registrazioni online, anche lì quindi le generalità saranno note, e quindi saremo nelle condizioni, anche nei confronti delle autorità, di dimostrare, qualora succeda qualcosa, cosa che ovviamente non ci attrezzeremo perché non accada, però di dimostrare quali sono le persone che sono venute alla festa. Ci saranno anche dei grandi ritorni, come quello di Michele Serra o di Altan, per citare due
ospiti che hanno accettato il nostro invito, e avremo anche occasioni ovviamente di ritorni importanti come quelli di Don Luigi Ciotti il 29 di agosto, o quello di Enrico Letta il 31 di agosto, e poi ci sarà tutta la delegazione del PD al governo e tutti i dirigenti del Partito Democratico, a partire dal vice segretario, la presidente del partito, il tesoriere nazionale. Quindi un'occasione diciamo importante anche per, diciamo, smentire tutte le Cassandre che ci stanno in questi giorni attaccando, perché, diciamo, abbiamo deciso di tenere questo appuntamento nazionale. Grazie Stefano, ci vediamo a Modena. Grazie a voi. Allora, questa settimana ho mandato una newsletter molto scarna, perché sono stati giorni di febbrile attività per chiudere le liste. È stato un lavoro molto difficile, la cui riuscita non era scontata, perché abbiamo ereditato situazioni molto complesse in tutto Abruzzo. Ma sono molto contento dell'esito. Domani faremo una conferenza stampa a Chieti, dopodomani a Avezzano, sono le due città più importanti, ma troverò l'occasione, magari facciamo una diretta speciale per parlare delle tante altre elezioni amministrative, dei comuni medi o piccoli della nostra regione che vanno al voto, in cui sono impegnate donne, uomini, giovani, del Partito Democratico, del centro-sinistra, delle forze civiche con le quali siamo alleati, che si candidano a guidare il nostro territorio. Sono molto contento di questo lavoro. Due notazioni e chiudiamo, perché siamo andati lunghi. La prima: sono usciti alcuni articoli che parlano di espulsioni. Ora, su questo vorrei essere chiaro: noi abbiamo poche regole, ma abbastanza ferme per un partito politico, e peraltro sono anche abbastanza intuitive, cioè chi si candida fuori dal Partito Democratico, chi sostiene, si candida o sostiene coalizioni, liste contrarie alle coalizioni di cui fa parte il Partito Democratico, automaticamente escluso dal partito. D'altra parte lo capirebbe chiunque che è così. Ci dispiace che questo stia avvenendo in alcune parti del nostro territorio. Provvederemo con la commissione di garanzia, in molti casi il problema si è risolto con dimissioni, e altrimenti provvederemo con i nostri organi di garanzia a fare quello che le nostre regole prevedono. Ma quando racconteremo bene queste elezioni amministrative, vedrete che le nostre liste, i candidati nel territorio, sono uno spaccato di un Partito Democratico che cresce, perché sono tantissimi volti nuovi, sono tante le energie che non hanno mai potuto o anche voluto essere rappresentanti del Partito Democratico. Candidarsi è una delle scelte più coraggiose, più forti, e quindi questo è indice di un partito che cresce. Vedrete i nomi, i volti, e capirete di che cosa stiamo parlando. Infine, c'è stato qualche annotazione, ma che non merita molto commento, in relazione al fatto che il rapporto col Movimento 5 Stelle. Io vorrei dire che è chiaro che queste elezioni amministrative in Abruzzo riguardano molti comuni, però molti dei quali piccoli. Le due città che, diciamo così, che hanno appunto regole elettorali specifiche, perché sono più grandi, sono proprio Avezzano e Chieti. C'è una tornata amministrativa molto importante per quel che riguarda la nostra regione primavera prossima, ma il rapporto tra i partiti di governo è un rapporto che noi stiamo coltivando. Abbiamo accettato la sfida della collaborazione col Movimento 5 Stelle, ne siamo contenti. Su molti temi c'è un lavoro comune, c'è un ottimo rapporto con tutta la delegazione parlamentare del Movimento 5 Stelle abruzzese, e quindi c'è anche un dialogo aperto nei territori e nei comuni. Vedremo dove porterà, laddove naturalmente il Movimento 5 Stelle ha deciso di non presentarsi, non presentare il proprio simbolo, potevamo fare poco, ma possiamo fare molto nel dialogo, nella condivisione dei programmi e delle cose da fare. Forse chi conosce poco anche le diverse realtà del Movimento 5 Stelle, del PD, di Italia Viva, di Articolo 1,
può immaginare un meccanismo di alleanze da precedente periodo della politica, un tavolo in cui si incontrano partiti che sono diversi per simbolo ma che hanno la stessa impostazione. Qui invece c'è un dialogo tra movimenti, partiti che hanno impostazioni anche profondamente diverse. E quindi un dialogo più complesso e deve essere più rispettoso della diversità. Innanzitutto bisogna parlare delle cose da fare, incrociare il lavoro comune sugli obiettivi, e in questo modo si parla agli elettorati, perché a differenza che nel passato, io direi anche per fortuna, non è che un'alleanza significa automaticamente che un elettorato si sposta da una parte all'altra. È vero anche il contrario, non è detto che non chiudere un'alleanza però non possa convincere gli elettori di un partito, di un movimento, della bontà di un progetto, di un candidato sindaco, di una coalizione. Quindi è un lavoro che dobbiamo fare con pazienza, con rispetto, facendo tesoro di tutto quello che per quanto riguarda la nostra regione Abruzzo è stato fatto e è importante. E infatti non ci sono polemiche tra di noi, ma c'è appunto piuttosto un lavoro comune. Continueremo in questo senso, lo faremo anche in campagna elettorale, i prossimi giorni saranno molto intensi e la prossima occasione sarà anche quella in cui potrò raccontarvi le iniziative più significative di questo mese elettorale. Grazie e buona serata.